Bentornati a SMAU 2014. Siamo con Gian Giacomo Prunotto della InstaWin, che probabilmente ha creato il gadget più almeno divertente e interessante che abbiamo visto qui quest'anno. È una statuina. A guardarla così uno direbbe una statuina come tante. Invece è una InstaWin, quindi il tuo gemello istantaneo. Come funziona? Funziona che con uno scanner 3D acquisisco la silhouette della persona e dopo averla elaborata la stampo in 3D. Quindi praticamente questa è una ragazza che è stata scannerizzata e voi poi l'avete riprodotta. Ma ci raccontavi che ci sono vari punti in Italia dove si può andare e si può fare la propria scannerizzazione. Come funziona? Esattamente, qui a SMAU noi presentiamo il network, presentiamo InstaWin, che si occuperà di gestire i punti di scansione che verranno poi man mano sviluppati in Italia. Al momento, accedendo al sito, si può prenotare la scansione a Torino, Verona, Brescia, Lecce e Cuneo. Abbiamo creato un format appunto per chi vuole intraprendere una nuova attività innovativa e remunerativa. Può contattarsi e noi daremo ovviamente tutte le informazioni del caso. Quindi, in linea di massima, è un servizio per chi magari ha uno studio fotografico e vuole offrire questo genere di stampa, e contemporaneamente l'utente consumer, il cliente consumer, va in questi centri e si fa scannerizzare e riceve a casa le statuine. Ecco, ma che prezzo hanno più o meno queste statuine? Allora, la statuina viene prodotta normalmente in scala 1 a 10, ovvero se tu sei alto 1,80 la tua InstaWin diventerà circa 18 cm. Ecco, in base all'altezza che tu vuoi del tuo mini-me c'è un prezzo, si parte dalle 139 euro della 9 cm e si arriva alle 440 della 21. Bene, mi sembra abbastanza. Ricordiamo che questo è un prodotto di Langa, perché fondamentalmente voi siete della zona del Cuneese. E questo è un saluto, a presto, da SMAU 2014, Dario D'Elia, Tons Hardware, InstaWin. InstaWin. Be your twin.